Buonasera, buonasera a tutti gli amici e ben ritrovati oggi venerdì, momento in cui durante questo spazio, in questa rubrica religiosa, ci prepareremo a vivere la domenica, in questo caso la 19ª domenica del tempo ordinario. Come dicevamo la volta scorsa durante la presentazione, di volta in volta il primo spazio a nostra disposizione sarà dedicato alla lettura del Vangelo della domenica. Quindi inizierò subito con la lettura del testo del Vangelo, che questa domenica ci aiuta nella riflessione l'Evangelista Marco. Dal Vangelo secondo Marco, siamo al capitolo 10, versetti 35-45. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire, e dare la propria vita in riscatto per molti. Bene, abbiamo appena ascoltato questa pericope evangelica, che solitamente ci invita a riflettere su un tema fondamentale, è proprio il tema centrale di questo brano del Vangelo, che è il tema del servizio. Io questa sera però vorrei soffermarmi su un altro aspetto, a partire proprio da una frase ai primi versetti di questo Vangelo, questa frase che sta di affermazione, di esclamazione, di imperativo, ed è proprio questa: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. È una domanda che viene posta a Gesù da due discepoli, che sono Giacomo e Giovanni, che sono i discepoli che più sono a contatto diretto con il Signore, sono i discepoli che insieme a Pietro amano di più il Signore, lo seguono in tutti i suoi passi, in tutta la sua missione, sono coloro che sono a più contatto diretto con Lui. Eppure questi due discepoli si pongono in un atteggiamento di arroganza, di pretesa. Essi vogliono addirittura che Gesù faccia quello che loro vogliono, pretendono da Gesù che facciano ciò che loro desiderano. Questo atteggiamento sa di un atteggiamento egoistico nel quale noi spesso ci ritroviamo, ed è proprio per questo che io particolarmente vorrei soffermarmi su questo aspetto. Un atteggiamento quasi da bambini: noi pretendiamo dal Signore, ma pretendiamo anche dalle persone che amiamo, che facciano quello che noi vogliamo. Nel rivolgerci al Signore nelle nostre preghiere, noi lo preghiamo: Signore, Dio, fammi questa grazia, io ho una persona ammalata, voglio che tu la guarisca, io voglio che tu mi dia un lavoro, Signore, pretendo che tu mi dia un lavoro. E se noi ci accorgiamo che questa domanda
non riceve una risposta affermativa o da parte del Signore o da parte delle persone che amiamo, a cui vogliamo bene. È l'atteggiamento, per esempio, che si ritrova spesso sulle labbra di un marito nei confronti della propria moglie o di una moglie nei confronti del proprio marito. Questa sera, ad esempio, la moglie può dire al marito: voglio essere portata al cinema, al ristorante. E guai se il marito non l'accontenta. Diventa quasi una pretesa. Vogliamo necessariamente qualcosa in cambio dalla persona che amiamo. Ma è anche l'atteggiamento dei figli nei confronti dei loro genitori. Mamma, papà, comprami questo, il computer, comprami questo giocattolo, perché così tu mi dimostri che mi vuoi bene. Cioè vogliamo necessariamente qualcosa in cambio dalla persona che amiamo. E diceva, è quello che succede nella preghiera. Ed oggi il Signore, in questo Vangelo, invece ci insegna tutt'altro. Ci insegna che dobbiamo assumere un atteggiamento di umiltà, di abbandono fiducioso. Nel chiedere, noi dobbiamo affidarci alla volontà del Signore. Del resto, ce lo insegna Gesù stesso, lo insegna Gesù stesso ai suoi discepoli, quando insegna la preghiera del Padre nostro. In questa preghiera Gesù chiede agli apostoli proprio di affidarsi alla volontà del Padre. Noi diciamo nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà. Quindi dovremmo imparare a pregare così come facevano i nostri anziani. Dicevamo l'altro giorno che è bello in questo momento, soprattutto in questa rubrica religiosa locale, che vuole essere in sintonia stretta con quella che è la tradizione popolare. I nostri nonni, soprattutto, più che i nostri genitori, ci insegnavano a pregare con semplicità, con umiltà e soprattutto con fedeltà. La preghiera non va fatta soltanto nel momento del bisogno, soltanto quando vogliamo qualcosa in cambio, ma va fatta costantemente, con parole semplici, non con parole di pretesa. E Gesù proprio oggi in questo Vangelo ce lo dice: il Figlio dell'uomo, che è lui stesso, non è venuto per farsi servire, ma per servire. Gesù diventa servo, cioè si pone a servizio. E se lo fa lui, che è il Figlio di Dio, figuriamoci un po' noi. Quindi l'invito con cui voglio concludere questa riflessione è quello di abbandonarci totalmente alla volontà del Signore, in quanto, questo a prescindere dall'aspetto religioso, l'amore in genere chiede ma non pretende. L'amore deve essere un amore oblativo, cioè un amore di donazione, che dona ma non pretende necessariamente qualcosa in cambio. Solo quando impareremo ad amare così, sicuramente avremo delle risposte positive e da parte del Signore e da parte delle persone che ci stanno accanto. Vorrei concludere qui questa riflessione, perché non è mio compito dare delle informazioni dottrinali o teologiche, lo faranno i sacerdoti durante le celebrazioni. Io non mi voglio porre in questo atteggiamento, voglio dare soltanto degli spunti di riflessione. A questo punto vorrei un po' informarvi di quelle che sono le iniziative che avvengono e che sono avvenute e che avverranno in questo breve spazio di tempo, in questa settimana, sia a livello diocesano sia a livello parrocchiale locale. È bello, tante volte a livello locale non lo facciamo, cioè non ci sentiamo uniti con la chiesa locale. Tante volte ci sentiamo in disaccordo con la chiesa di Roma, ma non consideriamo affatto la chiesa diocesana. Noi sappiamo che tutte le parrocchie, la nostra parrocchia, parrocchia San Pietro Apostolo e Santa Maria del Rosario, a sua volta è nell'insieme di una serie di parrocchie, che sono appunto le parrocchie della diocesi, che fanno capo a un vescovo, che è il vescovo della diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela. Qualche volta, se ci sia la possibilità, sarebbe bello dare soffermarci sulla storia della diocesi di Messina, che è una storia molto molto antica, una tra le più antiche diocesi d'Italia, la diocesi di Messina. Dicevo, ci sono delle iniziative che vengono prese a livello diocesano e a cui noi, facenti parte delle parrocchie, dovremmo sentirci legati e uniti. Lunedì scorso
il nostro vescovo nella chiesa cattedrale di Messina ha celebrato una santa messa durante la quale ha dato il via all'anno della fede a livello diocesano e all'anno pastorale. L'anno pastorale è quell'anno, quello spazio di tempo durante il quale la chiesa vive tutti i momenti più importanti. Vive momenti forti dell'anno liturgico, come la Pasqua e il Natale, ma vive anche altri appuntamenti significativi. E durante questa celebrazione il vescovo ha presentato a tutta la comunità diocesana questa lettera pastorale, lo fa ogni anno, ma quest'anno ha voluto intitolare la sua lettera In qualunque casa, alleanze educative. E il vescovo ci ha invitato quest'anno a riflettere sul tema della famiglia, una realtà fondamentale nella società, perché, ci diceva il vescovo, e lo sappiamo benissimo anche noi, la famiglia è il nucleo fondamentale dove si crea la personalità di un individuo. Cioè è all'interno della famiglia che un giovane impara gli elementi basilari della vita, dell'esistenza, dei rapporti sociali. E il vescovo proprio ci ha voluto invitare a riscoprire il senso delle famiglie. E anche qui mi riallaccio per un attimo a quello che era il concetto di famiglia e dello stare in famiglia di un tempo, soprattutto qui in paese. Le persone più grandi lo ricordano benissimo, come spesso alla fine della giornata, anche quando le giornate erano faticose perché trascorse magari sotto il sole cocente nei campi, la sera si ritrovava necessariamente lo spazio, il tempo per pregare, per stare insieme, per pregare attorno al braciere, attorno alla tavola, pregare il Santo Rosario. E guai, a volte sorrido con qualche anziano quando mi ritrovo a discutere di questi argomenti, mi dicevano proprio di come i genitori a volte punivano anche quando i figli attorno al braciere, magari stanchi, si addormentavano. Un ceffone partiva subito per svegliare e destare di nuovo l'attenzione. Quindi era un momento fondamentale e importante, non poteva mancare mai il momento della preghiera. E quello stare attorno al braciere, quello stare attorno alla tavola, serviva anche per discutere di argomenti vari, serviva per stare insieme. Cosa che invece nelle famiglie di oggi manca completamente. Spesso ci si ritrova a pranzare singolarmente, proprio per esigenze di lavoro. Prima mangiano i figli perché sono tornati da scuola, o prima il papà perché deve andare a lavorare. Quindi non ci Franco, penso che essendo padre di famiglia, sa bene questa realtà, conosce bene questa realtà. Ed è brutto perché non quel momento rappresentava un momento per confrontarsi con i propri figli, chiedere di com'era andata la giornata, dare qualche consiglio, anche a livello, potrebbe essere anche a livello scolastico. Tante volte i figli si sentono veramente angosciati nel non poter relazionarsi con i propri genitori, nel non poter chiedere anche qualche piccolo consiglio. E questo proprio perché si è perso quel senso dello stare insieme. E il vescovo proprio ci ha invitato a riscoprire questo momento. E dunque è bello, cercheremo di farlo anche noi qualche volta, andare a vedere degli aspetti singolarmente, di volta in volta, che riguardano la famiglia, l'istituzione della famiglia. Sull'esempio, non può essere altrimenti, della famiglia di Nazareth, che è la famiglia modello per noi cristiani, di Gesù, Giuseppe e Maria. Questo a livello diocesano, dicevo. A livello parrocchiale, noi, domenica prossima, nella messa delle 11, inizieremo ufficialmente il nostro anno pastorale e insieme l'anno catechistico. Infatti, Padre Gianfranco ha fatto pervenire a tutti i catechisti questo volantino con questa immagine, l'ha fatto pervenire anche ai bambini nelle scuole. È l'immagine di Gesù con i bambini, che riassume l'espressione di Gesù: lasciate che i bambini vengano a me. Proprio perché l'anno catechistico è quel momento, quell'occasione, per stare più a diretto contatto con i ragazzi. Anche qui,
Purtroppo a livello paesano, a livello locale, spesso i ragazzi non trovano dei momenti di aggregazione, cioè non hanno occasioni o possibilità per stare insieme, per confrontarsi con i propri compagni, se non a scuola. Ebbene, il catechismo rappresenta una delle poche occasioni, soprattutto in queste piccole realtà come la nostra, per stare insieme, perché durante il catechismo, a differenza magari di quanto avveniva un tempo, oggi non diamo più, non dico non diamo perché anch'io svolgo questa funzione di catechista, questo servizio, non diamo più soltanto delle nozioni dottrinali. Una volta il catechismo era sapere esclusivamente quelle poche nozioni, che erano sì importanti, però se non accompagnate da una guida o da un sostegno, diventavano soltanto delle nozioni sterili. Che poi magari venivano dimenticate nel tempo. Oggi forse si è passati all'opposto, cioè si danno poche nozioni. Molti catechisti preferiscono fare più un discorso generale su tematiche senza andare a far imparare delle preghiere che restano comunque quelle fondamentali. Io vedo realtà di bambini che non sanno nemmeno il Padre Nostro e l'Ave Maria, e questo è grave, perché dico, almeno le preghiere fondamentali si dovrebbero sapere. Però dicevo, il catechismo, oltre a queste nozioni, oltre alle preghiere, durante il catechismo facciamo anche dei momenti, che sono ad esempio la recita di Natale o la recita di fine anno, qualche momento per stare insieme, che sono dei momenti di aggregazione, dicevo, i bambini si sentono veramente coinvolti. E domenica Padre Gianfranco darà il via all'anno catechistico, dando il mandato a noi catechisti, perché ecco, vorrei spendere anche una parola a proposito. Il servizio che io, come tanti altri, svolgiamo a livello parrocchiale è un servizio del tutto innanzitutto gratuito, volontario, è un servizio che offriamo alla comunità. Quindi non siamo pagati per stare quell'ora insieme ai bambini, ai vostri bambini. Lo facciamo gratuitamente e lo facciamo con amore. E vorrei rivolgere proprio un invito a tutti i genitori affinché mandino i loro figli al catechismo, non in quanto necessariamente devono prepararsi a ricevere il sacramento o della prima confessione o della prima comunione, perché tante volte succede anche questo. I genitori mandano i figli perché quell'anno sono in terza elementare e devono ricevere il sacramento della prima confessione, o sono in quarta elementare e devono ricevere la prima comunione per così poi concludere il ciclo catechistico. Non è così, non è così. La catechesi dovrebbe essere precomunione, cioè dovrebbe preparare al sacramento, che è il sacramento per eccellenza, quello della prima comunione. Ma c'è anche un post-comunione, che è quello fondamentale, perché coincide con l'età adolescenziale, che è l'età magari in cui il giovane si sente più smarrito, più abbandonato a se stesso. E sarebbe bello che il ragazzo, in quel periodo, proprio in quella fascia di età, frequentasse il catechismo, perché si potrebbe discutere di tematiche molto, molto importanti, delle quali magari sente soltanto parlare alla radio, alla televisione. Invece sarebbe bello confrontarsi con i propri compagni, confrontarsi con noi catechisti, per mettere insieme idee in modo che il ragazzo che ascolta possa formarsi. Quindi invito tutti domenica prossima a partecipare a questo momento, tutti i genitori insieme ai loro bambini. Padre Gianfranco proprio ci ha raccomandato di essere solleciti nei confronti dei genitori, lui lo è stato nei confronti dei bambini, è andata a scuola a visitarli e a invitarli proprio a partecipare a questo momento. E ripeto, il catechismo rappresenterà per i vostri figli, per i ragazzi, un momento gradevole, piacevole, non sarà un peso, ecco. E questo quello che succederà domenica prossima. Potrei anche concludere, almeno che non ci sia qualcuno che voglia intervenire.
Ecco, ti invito tutti, anche quelli che ci stanno seguendo. Io capisco che questo momento, essendo la mia una rubrica religiosa, potrebbe per alcuni sembrare noiosa, monotona. Dice, ma ci fa il prete? No, l'ho chiarito all'inizio, non ho questa pretesa. E però vorrei allo stesso tempo essere semplice nel mio modo di pormi. Per cui invito proprio, se c'è qualcuno che è interessato a sviluppare una tematica che gli sta maggiormente a cuore, lo può comunicare attraverso i vari mezzi e noi saremo qui a discutere insieme. Piero, vuoi intervenire? Sì, ora interveniamo, che è Salvatore. Perfetto. Insieme a me, per la stessa rubrica, benissimo. Ecco, dimenticavo, per chi legge la Gazzetta del Sud, il venerdì, coincidenza, la Gazzetta del Sud da qualche, penso da un anno, vero, sì, ciao Salvatore, ha avuto una bellissima iniziativa, dedica una pagina proprio alle tematiche religiose. Ci sarà anche lì il brano del Vangelo, accanto il commento delle esperienze mistiche, cioè ci sarà uno spazio dedicato all'esperienza che alcune persone hanno vissuto a Lourdes, ad esempio, piuttosto che a Medjugorje, e sono delle esperienze fondamentali, giusto per seguire anche ed avere sempre accanto la figura di Maria. E in più ci sono anche delle testimonianze di vita. Quindi è bene per chi legge la Gazzetta soffermarsi su questa pagina, di non sorvolarla, ecco, soffermarsi a leggerla perché è veramente molto interessante. Io la leggo Ecco, spesso. Piero, infatti, sì, ne parlavamo proprio l'altro ieri. È anche una pagina abbastanza semplice nell'approccio, nel linguaggio, quindi può essere compresa, penso, da tutti. Prego. E allora noi volevamo fare un saluto particolare a Giuseppe Ruggeri, Intanto che ringraziamo sì, va bene, Rocco oramai fa parte dello staff, lo ringraziamo per il suo stasera, impegno del assolutamente. È stata la venerdì. prima, mi Sì, permetto, quindi. la seconda. No, l'altro giorno No, abbiamo quella. fatto Ah, una sì. presentazione, oggi Perché lui, proprio a perciò tema. diciamo oggi è la prima. Vogliamo fare un saluto particolare a Giuseppe Ruggeri che si trova in Spagna con la banda musicale. Ah, ecco, sì, vero. Sono Molto bene. diciamo, nei dintorni di Barcellona con un'altra banda musicale della zona, quella di Cometa, la Rattarola, mi pare, con costumi tipici e con le maggiorette, che stanno partecipando a un festival, mi pare. Sì. Non Non so di lo so. Bene, preciso. non lo so. E poi volevamo fare gli auguri a Nunzio Farina, che questa sera all'ultimo è stato fermato dalla moglie perché era invitato fuori a cena che dovevano festeggiare l'anniversario di matrimonio. Nunzio, come dicevo, non l'ho detto, no. Nunzio è anche lui un catechista, svolge un ottimo servizio, con competenza proprio perché lui è molto preparato anche nel settore. Quindi svolge anche questo servizio a livello comunitario, quindi lo ringrazio anche per questo. Sarà con noi queste sere. Sì, lui curerà lo spazio Queste insieme a sere? te. Penso di sì, però è molto impegnato, vediamo appena riuscirà a liberarsi un pochettino da tutti gli impegni che ha tra catechismo e impegni scolastici, sarà qui con noi, anche perché non è che lavora qua in paese, lavora fuori, perciò pure il trasferimento gli fa perdere un sacco di tempo e prima di riuscire ad organizzarsi per la serata già diciamo, si è fatta notte. Certo, ovviamente. Per cui vediamo, ha promesso che sarà qui con noi il più presto possibile, però non mettiamo Intanto. fretta e nemmeno facciamo pressioni per averlo qui, ma ce lo avremo. E volevo ricordare inoltre che dalla prossima settimana, il venerdì, a seguire la rubrica religiosa, ci sarà la rubrica di arte e cultura Curata da curata Alberto. da Ecco, Alberto, io veramente dalle vorrei sue. raccomandare, qua c'è suo fratello, ma è di Lui parte il suo sicuramente ci giudizio. sta seguendo questa Sì, sera. infatti. Salutiamo. Alberto davvero è una persona che, un ragazzino che va incoraggiato. Io l'ho seguito, sono stato suo catechista come formatore quando lui svolgeva il servizio di ministrante, di chierichetto. Ed era un ragazzo veramente in gamba, sempre appassionato, ha nutrito sempre quest'amore verso l'arte. Verso l'arte popolare anche locale, era sempre lì a voler scoprire quelli che erano gli elementi di argenteria. La nostra parrocchia
e una, speriamo di avere delle occasioni proprio più avanti per esporle anche, ha una raccolta di argenteria che fa invidia, penso, a molte parrocchie della diocesi, un'argenteria settecentesca, molto molto preziosa davvero. E Alberto, dicevo, era sempre pronto lì a voler sapere, a voler vedere, insieme a Nicola, che saluto tra l'altro, per ora ha avuto un qualche piccolo problema già con livello di salute, è Salutiamo. stato fuori a Padova, Speriamo che si ora è riprenda. tornato. Anche lui è stato sempre davvero molto legato a questo tipo di arte. E Alberto davvero può dare un contributo significativo a tutti noi, perché ora sta compiendo questi studi proprio Sì, nella la scuola di scuola. arte, quindi perfezionerà le sue competenze e potrà dare sicuramente un contributo significativo per l'arte, soprattutto per l'arte locale, che rischia di essere poco valorizzata. Dicevo dell'argenteria, ma abbiamo veramente, lui lo dirà penso tranquillamente, abbiamo a livello paesano, a livello di comunità anche parrocchiale, beni preziosissimi, sia a livello di chiese, abbiamo delle chiese bellissime, affreschi, quelli del periodo palatino che vediamo nella chiesa di San Francesco e anche nella chiesa del Rosario, che sono unici, Statua perché del Gaggini, poi. abbiamo infatti la statua del Gaggini, di scuola gagginesca, anche se Alberto lo dirà tranquillamente, anche questo. Mi faceva notare un tempo fa come ci sono degli studi che attribuiscono la statua di San Pietro al Montorsoli, che è Sì. l'autore della fontana In di Piazza Piazza Nuova a Duomo a Messina. Messina. Quindi sarebbe davvero un valore aggiunto, perché il Montorsoli è di fama internazionale, dico. Dicevo, gli affreschi del Palatino nelle due chiese di San Francesco e nella chiesa del Rosario, che a breve anche questa sarà aperta al culto. Ma poi statue bellissime. Penso che veramente sono il nostro vanto, tutte le statue, sia in cartapesta sia in legno, siano esse San Rocco, San Pietro, un po' meno quella che portiamo in processione perché è una copia della statua gagginesca, quella in marmo, ma anche la statua della Madonna di Monserrato, quella che sta in marmo accanto a San Pietro nella chiesa madre. Tantissime statue, tantissime opere d'arte. Sebastiano. San Sebastiano, anche quella, una statua lignea poco valorizzata perché è messa lì, pochi la conoscono. La Madonna del Riparo, sempre nella chiesa di San Rocco, che è davvero bellissima, tutta in oro zecchino. La statua di San Rocco, sarebbe il mio desiderio rivedere nella sua antica originalità, nel senso che la statua, per come la vediamo ora, nei colori in cui è per ora imbrattata, io dico sempre perché è davvero imbrattata. Quelli non sono i colori originali. La statua è anch'essa in oro zecchino. Gli stivali, ad esempio, nella base, sotto la pittura marrò, che è quella che si vede attualmente, si nota l'oro zecchino, o il verde del manto è un verde più ricco, più prezioso. Purtroppo negli anni l'incuria o l'incompetenza di alcuni ha fatto sì che alcune opere venissero imbrattate, danneggiate, alcune per sempre, perché alcuni hanno avuto l'accortezza di verniciare con uno strato di vernice e sotto si riesce a recuperare, altri invece sono stati là con la carta A vetrata a levigarla levigarla e quindi hanno danneggiato completamente e rovinato per sempre quell'opera. Quindi Alberto sicuramente ci ci illustrerà. illustrerà davvero ci darà un ottimo contributo. Diciamo per questa Sì, sera, questa sera ci possiamo fermare ci con aggiorneremo. Io oggi le penso che ci trasmissioni. Sì. sarà occasione anche per Franco, poi vedremo la disponibilità di Franco per la diretta al cimitero per la messa Cimitero, dei. metteremo su Facebook questo Sarebbe bello. evento. Quella è un avvenimento che ci darà più Infatti, fretta perché ci teniamo a poter la trasmettere. trasmette, sì. È un Sì. momento molto vissuto da tutte le famiglie. Penso che tutti abbiamo dei parenti al cimitero, quindi molti Molti solitamente sono si pure fuori, recano, per infatti è cui. un modo anche per sentirli, farli sentire vicini ai loro cari. Quindi per quanto mi riguarda l'appuntamento è a venerdì prossimo E e come dopo. ben sapete, lunedì non c'è Giuseppe Ruggeri, cercheremo di ovviare alla tua assenza, però non promettiamo niente. Per cui per lunedì ci dobbiamo organizzare per la trasmissione sportiva.
Vediamo se riusciamo a colmare le nostre lacune sportive. Cioè, l'assenza di Giuseppe crea delle lacune sportive che noi proprio siamo incompetenti in materia. Solo lui ci può salvare Io nella non apro salvezza. bocca perché veramente sono Ma completamente, cercheremo di ti ovviare al giuro, problema. certamente ci saranno altre. L'altro giorno c'è stato, Sì, ci saranno degli infatti, ospiti. importanti. Ok. Un saluto a tutti. Salutiamo Arrivederci, alla tutti, prossima alla volta. prossima.